Benvenuti, anzi bentornati a una nuova puntata di DAZN Talks, ma è Lost in the Weekend. La numero 3, Ma la l'ultima. 3 è il numero perfetto, il 3 è il numero perfetto e oggi C'è l'ospite l'ospite perfetto. per noi è... C'è un sogno, Per noi è un anzi piccolo aspetta, aspetta, sogno, fallo aspetta. partire. Che sogno! Ci tenevo. Stupendo, perché con noi oggi c'è un supereroe. Il Il supereroe, supereroe, direi. possiamo dire il supereroe per noi? È Venom Vicario! Ciao Venom. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Va bene se ti chiamiamo così? Va benissimo, mi Ma piace, mi casa, una anzi. curiosità, tu lo sapevi che sei Venom ormai? Lo sapevo. Ah, ma com'è, ti piace? Mi piace molto, sì. Ah, Sto questo... pensando di mettermelo sui parastinchi adesso, ho qualche idea, No, vediamo. non dirci così perché adesso c'è un mancamento in onda, Vediamo, credo. mi piace. No, è bellissimo, perché spieghiamo, Sta prendendo piede. Sta prendendo noi piede cercavamo incredibilmente. anche notizie per preparare interviste e tutto, e effettivamente qualcuno inizia a chiamarti così, anche in telecronaca, dobbiamo dire, è comparso Sì, qualche... ma anche fuori da Lost in the Weekend, Sì, anche qualche fuori. articolo, sempre più Venom Vicario, insomma, Abbiamo inventato noi. Perché devi bellissimo. sapere che per noi ogni portiere è in realtà un supereroe. Ne Esatto. abbiamo tantissimi, 30, giusto? E Perché abbiamo beh, quelli di Serie A e quelli di Liga. sì, però poi anche Serie A ovviamente ci sono anche alcuni secondi portieri, perché ovviamente, quindi sono tantissimi. E quindi ti piace, siamo con te. Com'è l'audio? Che facciamo partire quando c'è Venom? Cercalo, Quando cercalo. arrivi tu si Eh? sente questo. Aspetta di nuovo, eh? Ci piace un sacco. Vabbè, Bellissimo. comunque. Bello, Fatta questa bello. premessa E lunghissima. ti spieghiamo un po' perché in realtà, perché effettivamente per 30 portieri è difficile inventarsi tutti questi soprannomi, ma alla fine l'idea è nata perché, vabbè, un po' per la V, Venom Vicario. Poi hai spesso la maglia nera, almeno quasi sempre, e quindi ci è venuto molto facile alla fine. Poi io da piccolo adoravo Venom, è proprio bello. Prepara come un alieno, quindi cioè, Parlate irreali. da alieno. Quindi, vabbè, poi approfondiamo questa cosa di Venom. Mi raccomando, amici in chat, scriveteci. Scatenatevi. Io ho Scatenatevi già con le domande. sbirciato su alcune domande molto carine. Ci arriviamo magari con Ok, calma. va bene. Ma intanto tu hai altri soprannomi? Ma legati al ruolo, sinceramente no. Quindi me lo prendo come primo, mi piace, vi ringrazio. E me lo Ringraziamo noi tengo te. stretto. Mi commuovo, ma io ne so un altro però Noi ne abbiamo perché letto ho uno. guardato un po' sui tuoi profili social, quello Instagram, soprattutto c'è Luperto che ti chiama sempre Sportella. Cosa vuol dire Sportella? Dice un soprannome, una garanzia, cioè ce lo racconti? Ma praticamente nasce un po' da... È nato qua appunto a Empoli l'anno scorso perché Abbiamo perso un attimo. è attaccante, diciamo per cercare di supportare anche l'intervento del mio compagno. Io ovviamente gioco sempre dalla parte difensore, per me gli attaccanti sono da eliminare. Allora, Ok. tutte le volte per cercare di appunto di supportarli, dico dai, Sportella, 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 nel senso di allontana l'attaccante, no? E quindi poi ho detto Ah, Sportella e io lo ok. chiamo così e lui mi chiama così. Ah, capito, capito. Sportella, Gli attaccanti che fa sono i nemici di sportellate. Venom, capito? Esatto, chi fa sportellate. Cioè non è Spider-Man il suo rivale, ma gli Gli attaccanti. attaccanti. E dovremmo trovare dei soprannomi anche per gli attaccanti, no? Eh sì, Non sarebbe possiamo anche male. chiedere. Qui in chat intanto iniziano a chiederti una cosa che ci incuriosiva. Gabriele Greco, come mai hai scelto il 13? Ce lo chiedevamo anche noi. Allora, non nego che volevo ripercorrere la strada di Cagliari col 31, perché è la data di matrimonio dei miei genitori. E Ok. quindi ero legato a quello. Poi non era possibile prenderlo perché è già occupato. E ho preso il 13 perché è il numero che comunque indossano e hanno indossato dei grandi del ruolo. Mi viene in mente Oblak e Courtois soprattutto quando era atletico. E quindi non so, mi piaceva, ecco, una questione un po' così Eh sì, legata a queste perché cose qua. in Spagna il 13 è il nostro 12 Sei praticamente, quello che era quindi Giulio capita Cesar, molto per spesso. esempio. Sì, capita molto spesso che abbiano il 13 e tra l'altro da noi sono il Drago Courtois e Oblak O Panther. Black Vabbè, Panther, lasciamo perdere. fortissimo. Comunque, Wakanda Forever! bellissimo. Niente, ok. E altri portieri della Serie A invece che ti piacciono? Se vuoi ti diciamo anche i Diciamo loro così, tu ci soprannomi. dici un portiere di Sì, Serie A e ci noi ti diciamo il soprannome di siamo Lost. inventati. Proviamo, chi ti viene in mente? Ma me ne piacciono diversi. Quello che forse ha fatto uno step evolutivo, diciamo, da quando è partito a quello che adesso è Consigli.
Da noi è con Silver Surfer, per Silver Surfer, vabbè. Esatto. Poi ce ne sono altri, insomma, tanti, ma penso che in Serie A il livello dei portieri sia molto alto, ecco. Ma poi tanti italiani, cioè bisogna dirla questa cosa. Questa è la cosa bella. Sono veramente tanti italiani. Sì, sì, no, quello penso che ci debba inorgogliere ancora di più, ecco, di quello che è un po' la scuola italiana e di quello che riesce a proporre ruoli in Serie A e niente, penso sia che la scuola, il tracciato sia importante, sia da continuare a seguire e da continuare a martellare, ecco, su quello che ci viene insegnato sin da quando siamo bambini. E guarda, noi ti diciamo come funziona il Lost in the Weekend, no? Noi abbiamo una rubrica, si chiama Il Miracolo, e noi ogni settimana mettiamo le migliori parate. E quindi esatto, Iniziamo a fare questa rubrica l'anno scorso e ci accorgiamo poi ogni settimana, Venom, tutte le settimane. Un'altra giornata Venom. In ufficio per Venom. Infatti dice. Ci siamo inventati la solita giornata in ufficio per Venom, ma ci siamo accorti di questa cosa realizzando questa rubrica. Non ci siamo accorti prima o sei esploso effettivamente tardi? Ma partendo da lontano, dico che fortunatamente sono arrivato tardi. Insomma, mi sono affacciato al mondo della Serie A in ritardo. Di questo percorso ne vado sempre fiero, come ho già detto tante altre volte, perché è un percorso che mi ha permesso di fare step by step quello che era un po' il tracciato che secondo me meritavo, perché comunque magari a differenza di tanti non ero da subito pronto, anzi senza dubbio, e quindi ci sono arrivato facendo delle varie fasi appunto della carriera, e questo è un percorso e un bagaglio fondamentale per me e me lo porto dietro e me lo custodisco, diciamo, un po' gelosamente, ecco. Ma quindi non è sempre meglio arrivarci troppo presto, magari, no? Quando sei troppo giovane magari è meglio fare un po' di esperienza e arrivarci a 25 anni piuttosto che a 18, no? Mi viene in mente. Soprattutto c'è chi ha la fortuna e la bravura di essere pronto a 18. Quella è la fortuna, perché sicuramente avrei una carriera più lunga ad altissimi livelli. Quella è una fortuna, però non siamo tutti uguali, ognuno ha i propri percorsi e ognuno costruisce le proprie carriere in base a quelle che sono, no, le proprie qualità. Tua carriera in Serie A inizia non in un posto banale, esatto, a San Siro. Siamo andati a riguardarci l'esordio, Inter-Cagliari, fai una parata su Eriksen che non esiste. Sì, è stata la prima poi, tra l'altro. Ma che parata è? Venom. Per fortuna, sì, dai, mettiamo la parata da Venom, dai. Ci sono legatissimo, peccato per come è andata a finire quella partita lì, perché a noi servivano punti in maniera, diciamo, abbastanza disperata, però ovviamente giocavamo contro l'Inter che poi ha vinto lo scudetto quell'anno lì, quindi ci è mancato poco perché abbiamo preso gol di poco più di 10 minuti dalla fine e diciamo un po' il sogno si è infranto, però personalmente, un po' egoisticamente, sicuramente a quell'11 aprile 2021 sono particolarmente legato. Sì, poi tu giochi altre 3 partite dopo quella, e sì, quelle le vinci tutte però. Sì, sì, sì. Col Cagliari. Subendo un po' troppi gol, però ovviamente. Però vinte tutte. E poi arrivi a Empoli. Sì. La domanda è, poi tu in Serie A hai avuto un grande impatto effettivamente, perché sia anche a Cagliari l'hai dimostrato. Ma cosa ti ha fatto Empoli? Perché poi sei esploso completamente. Ma innanzitutto hanno avuto la, chiamiamola così, sana follia di credere in me, che era quello che mi serviva, ecco. E niente, poi di contorno, ma non è un contorno, è un dietro le quinte fondamentale, qui ci sono tutti gli ingredienti e la maniacalità che ti viene messa al servizio per poterti esprimere al 100%. E per un atleta, soprattutto ancora in fase, diciamo, di completamento, è fondamentale. E quindi il segreto sta nel lavoro, nella quotidianità, nel credere, tracciare una strada e portarla tutti insieme, diciamo, verso la stessa direzione. Ma perché era una follia credere in te? Beh, comunque una squadra neopromossa prende un portiere che ha fatto 4 partite in Serie A, all'inizio ci devi credere. E poi ovvio sta a te dimostrare il tuo valore e credere nelle tue qualità. Io su quello ci ho sempre creduto, però mi metto nei panni di chi deve compiere la scelta e immagino che all'inizio ci possano essere dei dubbi, delle perplessità legate a un minutaggio che sicuramente non era così
importante, quindi la follia secondo me è lì. La sua bio di Instagram com'è? La tua bio di Instagram, la traduco in italiano perché il latino non è esattamente il mio, è: ognuno è artefice del proprio destino. Sì. Ti rappresenta un po' questa cosa qui? Cioè, assolutamente, penso di sì. Non ho tatuaggi, quindi non è niente di tatuato, non c'ho niente disegnato addosso, però quella è una frase con cui, diciamo, mi piace approcciarmi a chi magari non mi conosce, perché penso che tutto quello che poi ti crei, quello che vai a fare, sia alla fine, diciamo, un po' determinato da quelle che sono le tue qualità, in quello che credi. Cioè, il destino lo determiniamo noi. Non ha tatuaggi, però noi abbiamo una frase, non se lo farà, però abbiamo una frase quasi a tatuaggio. È lunga da tatuarti. È un po' lunga, però abbiamo un audio da farti sentire. Vediamo, vediamo. Quello che sta facendo in assoluto meglio, e secondo me in prospettiva può diventare veramente un portiere da nazionale, cioè da secondo, terzo, primo posto in nazionale, è Vicario. Hai già capito? Beh, io direi solo nel senso che sì, già riascoltarla è la pelle d'oca, ecco, quindi... Ma l'avevi già sentita? Sì, l'avevo sentita e mi fa estremo piacere. Sarei ovviamente ipocrita a dire qualunque altra frase al di fuori di questo, quindi... È vero che abbia segnato un'epoca nel ruolo, per gli italiani, per il mondo, per tutto, per quello che ha lasciato e per la forza che comunque continua a dimostrare, perché comunque Gigi è un 78, a gennaio fa 45 anni, quindi è... Ma l'hai conosciuto? L'hai conosciuto? No, personalmente no, personalmente in carne ed ossa no, ci siamo sentiti al telefono. Cosa ti ha detto? Di recente? Sì, mesetto fa. Abbiamo un amico in comune e niente, questo è stato il tramite, ecco. Ma non si può dire cosa ti ha detto? Non si può dire, ma... No, boh, ci siamo salutati, così è la prima volta che diciamo mi faceva questo regalo, e è stato una semplice, insomma, conoscenza così virtuale, ecco, come va. Sì, è arrivato più o meno con la nazionale, perché un mesetto fa tu sei stato convocato, ricordiamo, per la prima volta a settembre, poi sì, Riconvocato a novembre, quindi hai già fatto due convocazioni. Manca l'esordio. Quello bisogna meritarsi, come ho detto. Quisco e Faber, fortuna è sua. L'ha detto lui, il latino, per fortuna. Dobbiamo fargli leggere da lui. Esatto. Quello lo determineremo col lavoro, come ho detto. Nel percorso, credendoci, ecco. Ma com'è il gruppo? Quanto siete forti voi portieri nazionali? Siete tanti? Cioè, com'è il gruppo? Come vivete questa... Qui eravate in quattro, giusto, a novembre. C'era sì. Donnarumma, Provedel e Meret. Ma come la vivo? Io la vivo da nuovo, da quello che tutte le volte che si sveglia la mattina Coverciano è dentro il sogno, e con la voglia di potermi confrontare, oltre che appunto con i grandi portieri nazionali, con tutto il gruppo, perché comunque è una palestra, insomma, un po' di una palestra di calcio, no? E comunque di vita, di vissuto, di quello che fanno un po' i grandi campioni, ecco. Quindi io per questa prima volta mi approccio così, con grande dedizione, cerco di assorbire un po', no? come fanno le spugne tante situazioni di campo, che sicuramente poi ti possono essere utili per il tuo percorso. E quindi Gigi è il tuo più grande idolo? Allora, io nasco col mito Buffon, perché Buffon è un mito, cioè intoccabile, inarrivabile, penso, no? E poi ho sempre avuto un modello di portiere che ho sempre rivisto in Handanovic, che comunque nasco a Udine, da abbonato e tifoso dell'Udinese, e fortunatamente vado allo stadio e il portiere dell'Udinese è Handanovic, no? Quindi cresco con questa ossessione maniacale nel guardare e niente, e provare a sognare, no? Di quello che fa Handanovic. E poi quella era un'Udinese fortissima, insomma, che ci ha regalato preliminari di Champions, è arrivata terza in campionato, era una squadra stellare, e quindi sono sempre rimasto un po' ossessionato appunto da Handanovic, per come interpretava il ruolo, per come si è evoluto nel ruolo,
perché da quando giocava 10 anni fa ad oggi ha fatto una crescita, soprattutto dal punto di vista della gestione di tante dinamiche, enorme. E niente, l'ho sempre reputato uno dei top 5 al mondo, ecco. Ma ti rivedi un po' in lui? Gli assomigli un po'? Ma, Dio, questo dirlo io è un po' difficile, insomma. Cerco in alcune gestualità, diciamo, di emularlo. Poi in tante cose siamo differenti, insomma. Però in certe cose mi piace andare a vedere quello che fa lui, come si muove. Ma soprattutto la cosa che mi ha sempre colpito da quando era giovane ad oggi, che comunque portiere affermato di grande esperienza, è il carisma con cui anche si approccia con i compagni, sempre la compostezza, mai sopra le righe, è sempre di supporto e mai diciamo un... come dire, mai mettendosi un po' in competizione con i compagni, ecco, sempre leader, silenzioso, ma super rispettato, così basta guardarlo, ecco, ti dà quell'impressione. Il caso vuole per noi lui è Batmanovic, però è facile, però è molto facile. E ha perso il posto, cioè adesso gioca al suo posto, la torcia Onana, tenevo a dirlo, vai, okay. Continua. Vai. Il caso vuole che tu abbia esordito in Serie A proprio contro di lui, vero? A fine partita sei andato, ci hai parlato? Ma a fine partita ero molto emozionato, perché comunque esordire contro il tuo modello, come l'ho definito prima, insomma, è niente. È stato, diciamo, più facile per me parlarci l'anno scorso. Comunque abbiamo giocato contro andata e ritorno. E lì, insomma, gli ho detto, sai Samir, io ti arrivo a vedere allo stadio, a Udine, ti ho sempre seguito, insomma, per me sei tanta roba, come si dice al giorno d'oggi. Bello. Ma hai chiesto la maglia a Samir? Sì, ce n'ho due di andarci. È l'unico giocatore di quei due magliette, quindi. Ah, esatto. Vedi. Proprio questo volevo chiedere. Vabbè, innanzitutto una cosa che ho notato, nei tunnel, prima di entrare in campo, i portieri si salutano sempre tra loro, è tipo un rito, no? Cioè voi vi salutate sempre? Assolutamente. Ma perché sta roba? Perché noi siamo, secondo me, siamo un po' noi siamo la categoria nella categoria, no? Cioè siamo i diversi nella categoria di quelli che giocano coi piedi, anche se ultimamente ci stanno sempre di più includendo nel gioco di squadra, però siamo un po' diversi. I supereroi, come dite voi, sì. Quindi c'è sempre, secondo me, grande rispetto, grande piacere anche almeno dal mio punto di vista, quando un collega, chiamiamolo così, anche in gara esegue un gesto notevole di livello, a me, non so, spesso viene spontaneo applaudirlo, o comunque dentro, pur essendo in quel momento un mio avversario perché giocano in un'altra squadra, per me è anche una grande cosa da poter rubare con gli occhi, è una grande emozione da potersi portare dentro, perché comunque in quella partita magari assistito a una grande cosa fatta da un tuo collega. Io parlerei adesso di superpoteri, di parate. Tu le hai contate, giusto, quelle che ha fatto Vicario nel 2022? Noi sappiamo il numero di parate che hai fatto nel 2022. Tu lo sai? No. Più o meno, dai, un più numero. Più o meno? È difficilissimo. No, sicuramente saranno sicuramente più di 100, quello sicuro. 128 parate. E ad oggi nessuno ne ha fatte di più, nei top 5 campionati europei, nessuno. Poi l'Inghilterra riparte prima, vabbè, anche un po' la Spagna, quindi magari proveranno a rubarti il record. Le più 128 belle? Parate. Le più belle? Ma è... quelle a cui sono più legato sono alla fine sempre quelle che hanno portato un po' al risultato poi collettivo, no? Che magari la parata fatta bella sicuramente, ma non diciamo svilita dal risultato finale, però rimane quella che poi ha portato magari dei punti o che poi è coinciso con una soddisfazione di gruppo. Quindi penso alla vittoria che abbiamo fatto ad agosto l'anno scorso con la Juventus a Torino, su Chiesa, quella, no? Quella su Chiesa, poi c'è stata la doppia parata su Djuric Bonazzoli con la Salernitana. Quella è la mia preferita. Quella è stupenda, noi l'abbiamo montata tipo super veloce, perché era incredibile. Perché poi fai anche l'ultima col piede. Ah, incredibile. Sì, poi mi butto tipo a candela, la disperata, e la palla mi picchia sul piede. Quella è tra le nostre preferite. Bellissima. Qui in chat chiedono molto del tuo stile di parata. Hai lavorato tanto su quello, sei migliorato stilisticamente? Ma io...
diciamo che comunque ho un background di apprendimento, non dico limitato, però tardivo, ecco. Comunque io il settore giovanile professionista non l'ho mai fatto, quindi mi allenavo anche poco, diciamo, rispetto a quello che magari fanno i ragazzi nel settore giovanili professionistici a oggi, no? Quindi sono stato sempre un po', come dire, un self-made keeper, chiamiamolo così. Ho sempre dovuto cercare di rubare, adattarmi, magari guardare anche altri miei compagni che magari avevano fatto un percorso differente, no, dal mio. E quindi ci devo sempre continuare a lavorare, perché non si smette mai di limare appunto il minimo dettaglio, il minimo difetto, per cercare di essere, oltre che puliti, efficaci, ecco. Guarda, qui ci sono tanti baby portieri che dicono che adesso ad esempio hanno 15 anni, fanno il portiere da quando ne hanno 7, hanno un problema con le uscite alte. Bonaventura De Stefano ci dice: mi puoi dare qualche consiglio sulle uscite? Come faccio a migliorare? Allora, la prima cosa, secondo la prima componente per me per l'uscita alta è mentale, ovvero è quella di avere coraggio e di avere lettura soprattutto. Poi la componente tecnica si allena con la gestualità e la ripetitività del gesto, però se non hai, secondo me, in testa il volerlo fare, la lettura per poter andare a prendere una palla alta, la tecnica fine a se stessa rimane un po' così. Io ho una curiosità, volevo calcio una o cosa. Extra calcio? Calcio oh, parate. Poi passiamo a extra calcio. Siccome io voglio sapere il tuo punto forte, secondo te, e poi siccome tutti i supereroi hanno un punto debole, se Venom ha un punto debole. Voglio sapere questo. Non ci sono attaccanti in live, vero? No. Non sembra. Non lo so, c'è l'immobile collegato forse. Sì, lo so, no, io penso che il mio punto di forza in tante situazioni sia la concentrazione, quindi saper stare in gara, e poi la lettura di determinate dinamiche di gara, soprattutto ovviamente in fase difensiva, ecco, magari certe letture non nell'anticipare quello che fanno gli altri, ma magari capire dove, come può svilupparsi un'azione avversaria. E come punti deboli tutti hanno un po' proprio tallone d'Achille su cui devono lavorare. Io ti dico, sulle palle alte ci devo lavorare ancora tanto, sicuramente è un gesto comunque complicato, perché tante volte devi andare in mischia dove ci sono tante teste che saltano, poi comunque l'attaccante non c'ha tanto da perdere su una mischia, è più il portiere che comunque lascia la porta e è sicuramente più tu da perdere, ecco, però non devi farti impressionare da quello e ci devi credere. Comunque lui, noi abbiamo visto un po' di tua esultanza, c'è un portiere che ci mette tantissima grinta e noi cerchiamo tutto, guardiamo qualsiasi cosa nelle partite, tiri degli urlacci che noi poi li trasformiamo in questi. Ecco. Cioè tu stai dicendo qualcos'altro, ma per noi dici... Poi abbiamo visto delle esultanze, dopo forse Empoli-Monza, anche lì fai un paratone, finita la partita... Ti sei saltato addosso con qualcuno dello staff? Perché quella comunque è una vittoria, per come si stava portando avanti, importante per noi, no? Ok. Era la prima in casa, e quindi poi era comunque il Monza nel secondo tempo attaccava, spingeva, noi avevamo fatto un ottimo primo tempo con un risultato secondo me un po' stretto. E poi è venuta quella parata là su D'Alessandro e un po' ce l'avevo dentro, perché avevo capito che la nave era stata portata in porto, e quindi mi sono dovuto liberare un po' della tensione di gara e sfogarmi un po' col contesto, che era bellissimo in quel momento lì perché avevamo vinto. Ok, guarda, dobbiamo quasi chiudere, ti facciamo le ultimissime. Vai. E una a cui teniamo tanto, ci dicono che tu, extra calcio, abbia diversi interessi, leggi molto, studi, ma è vero che vorresti laurearti? No, allora, leggo sì, leggo abbastanza, non leggo tantissimo. Cosa? Ma adesso guarda, ti dico, il libro che sto leggendo adesso si chiama Good Vibes, Good Life, che è un libro, diciamo, motivazionale, spirituale, chiamiamolo un po' così, mental direi, e ne ho letti diversi, ho letto tante biografie di atleti, ho letto quella di Agassi, ho letto
ho letto Federer, ho letto tennisti, ho letto Klopp, ho letto Chiellini, ne ho lette diverse. E per quanto riguarda la laurea, io non sono iscritto, però è un passo che farò a breve, perché comunque è una cosa mia, ovviamente personale. Poi ho la fortuna di avere due genitori laureati, quindi non posso essere la pecora nera della famiglia. Bello. Ma in cosa vorresti laurearti? Sai già? Ma penso che farò una triennale sul management sportivo e gestione d'azienda. Ma ci invita alla festa di laurea. Festa di laurea, guarda. Sì, sarà, non sarà in 3 anni, ma non importa, di concluderla. Di concluderla, ecco. Bellissimo. E guarda, abbiamo le ultime cose. Vuoi far sentire l'audio? Gli faccio sentire l'audio? Forse un abbiamo un po' di cose, purtroppo. Le ultime due. Vai, sentiamo quest'audio che ci gasa tantissimo. A noi gasa tantissimo. Vai. Signore e signori, l'Empoli Football Club! Voi entrate in campo così. Quanto è epico! Ma noi qui abbiamo un ambientino giusto, insomma, per quello che vogliamo esprimere, ecco. Un ambientino di provincia, però un ambientino caldo, ci sentiamo supportati quando si gioca in casa. E ci sentiamo, penso, con grande appartenenza, ecco, a questa gente che comunque ci supporta sempre, anche in trasferta si muove, una realtà piccola che però i suoi grandi sacrifici li fa e noi questo lo percepiamo e cerchiamo di onorare quello che loro fanno con le nostre prestazioni. Voi entrate come i pirati, dai, dove si è mai vista questa roba? I pirati dei Caraibi. Io farei una raffica finale, voglio esaudire le ultime curiosità. Esaudiamo la nostra tradizione, dai, chiudiamo, ti salutiamo con la nostra tradizione. Sì. Io voglio sapere innanzitutto chi è stato, prima del desiderio, il tuo portiere preferito al mondiale? Buono. Del Marocco. Ah, avrei detto Mister Dibu Fantastic, Martinez, però la parata di Dibu Martinez su Colomouani. La parata di Dibu Martinez è epica, storica, memorabile. Ma è molto difficile quella, Venom? Secondo me sì. Cioè, sì, perché calcia forte, da vicino, poi alla disperata così. Al centro. È più un gol parato che un gol sbagliato quello lì, cioè un tiro parato. Secondo me sì, bisogna dare i meriti a Martinez al 100%. Vamos, allora. Tu come sei messo con i cartoni animati? Zero. Dragon Ball? Malissimo. Malissimo. Guarda, queste sono le nostre sfere del drago. Che forse le avrei mai viste. Ma le ho viste, quello per l'amor di Dio, per averle viste, sì, ma non sono. Ecco, vabbè, noi le abbiamo cercate in tutto il mondo per farti esprimere un desiderio. Ok. Con il radar cerca sfere, evochiamo il drago, che non è il drago Sharon, ma il drago Courtois, che per noi è divino, ok? È una divinità. E quindi ti chiediamo di esprimere un desiderio, quello che vuoi, che sia di calcio, extracalcio, incontrare un idolo, qualsiasi cosa. Ti diciamo solo che spesso si sono avverati questi desideri, quindi... Giocatelo bene. Che sogno! Che sogno? Ve lo devo dire? Sì. Al drago Sher, al drago lui Courtois si dice... Se no, cioè, non è come il compleanno che spegni la candelina. Allora, ma ne ho fatti due... Va bene, perché questo benissimo. È quello di Namek, puoi esprimerne due, va bene. Sì. Beh, un sogno, diciamo, che ho è quello di, come vi ho detto prima, di riuscire a laurearmi. È una cosa extra campo cui tengo. E poi, calcisticamente, di fare una partita in Champions League e di partecipare a un mondiale. Bellissimo, va bene. Giocati bene, dai. Sarebbe bello partecipare a un mondiale in generale, direi. Con Venom. Ma quindi te lo scrivi sui parastinchi Venom? Noi saremmo, cioè, noi sarebbe una roba. No, ci voglio mettere la foto proprio. Facci sognare. Dai, ti prego. Guarda, se vuoi a fine anno, magari una maschera in campo con una maschera di Venom. E... Stupendo. Sogniamo. Quello non me lo concedono, sennò ci potrei pensare. Se ci si salva. Allora. Magari veniamo a trovarti nel frattempo, chissà. Dai. Ti aspetto. In bocca al lupo, buon Natale. Venom. E dopo 2022, buon Natale anche a voi. 2023 spacca tutto. Sempre. Grazie. Ciao. Un abbraccio. Ciao Venom. Ah, voglio risentirlo l'ultima volta. I am Venom. Che grande. Veramente, bravissimo. Frate.
robe tecniche. Bravissimo, figo, ci ha raccontato un paio di cose stupende. Sì. Vuoi mettere la musica triste perché... Allora, vorrei mettere... Anzi, prima vorrei mettere due urla messicane. Per la prueba del fuego, questo ci conosce... Ah, mi raccomando, diamo l'appuntamento. Diamo l'appuntamento. Abbiamo intanto fatto io questo mi... esperimento, noi questi Dazon Talks, ma è Lost in the Weekend. Con tre idoli, Daniel Maldini, Federico Baschirotto e poi lui. Capito, abbiamo realizzato il sogno di intervistare un supereroe. Ma poi io posso anche chiudere la mia carriera. Io non so se... A questo punto non so dirti se torneremo a gennaio. In teoria torneremo ogni martedì. Ma ci trovate in app tutta settimana. Dunque. Ora già le prime 12 puntate dell'anno le potete trovare sull'app DAZN. Andate sulla barra di ricerca, scrivete Lost, oppure cercate l'iconcina che da qualche parte compare. Torneremo con le puntate tradizionali e chissà anche con qualche intervista, con qualche ospite. Venom mi ha caricato molto. Anche a me, voglio andare adesso ad Empoli. Andiamo adesso. Ciao ragazzi, a tutti.